invece quell'altra, eh? Dove? Sul Fa ci andrò invece di andarci con il quinta, settima, fondamentale, quinta, settima, ci vado con quinta, settima, fondamentale, terza, settima, eh? Quindi da questo farò questo salto qui, dal Si al Mi, dal La al Re, dal Sol al Do. Vediamo che effetto fa. Preferisco questo qui, quest'ultimo. Hai capito quindi cosa succede? Quindi con una battuta solo di Bach ho fatto tutti questi studi, cioè questo tipo di discorso, quindi mi sono allontanato da quelle note lì e ho fatto tutte altre cose, però sono sempre, ti ripeto, nella prima battuta, quindi ho fatto tutte queste cose. Il Fa, vediamo un po' se si può prendere un'altra maniera. Si può prendere sicuramente un'altra maniera, però per essere molto in stile, potrei fare questo. Quindi dal Do sono andato al Fa. Quindi poi ritornerò al Si con la stessa posizione, al Mi, alla stessa posizione, al Re, al Sol, stessa posizione, e al Do quella posizione diversa, quindi diventa. Hai visto quante cose? Quindi da qui a qui. Oppure da qui a qui, oppure da qui a qui, ok? Oppure si può fare, vediamo un po' se si può fare, ti ripeto, si possono fare tantissime altre posizioni, però per rimanere nello stile di Bach. Quindi questo io ti invito a trovare le tue posizioni, cioè queste le puoi ritrovare, le puoi un attimino muoverti in questo modo e trovare queste posizioni che ti ho fatto. Oppure se vuoi puoi trovare quello che vuoi, eh? Nel senso che sei liberissimo di fare quello che vuoi. Questi sono tutti input che ti do per trovare la tua strada, le tue note. E la prima cosa che devi fare è su quale accordo stai lavorando, quelle note scritte, le note scritte, su quale accordo si appoggiano. Poi la seconda cosa, cominciare a spostarti sulla tastiera. Potresti anche fare tutti gli accordi maggiori, cioè nel senso, guarda, Okay.